Salve a tutti, gentili spettatori, benvenuti, ben ritrovati a questo quinto appuntamento di I Conti Non Tornano, un programma nato dalla collaborazione tra l'associazione MMT Italia e il nostro portale di informazione web come donchisciotte.org, nonché l'associazione La Genesi che colgo l'occasione per ringraziare. Io sono Massimo Antonino Cascone, caporedattore di Come Don Chisciotte, e a presentare insieme a me il programma c'è l'amica Sonia Milone, anche lei redattrice di Come Don Chisciotte. Ciao Sonia, ben ritrovata. Ciao Massimo, un saluto a tutti i nostri spettatori. Oggi abbiamo invitato Diego Manca, presidente MMT Veneto. Ciao Diego, benvenuto. Grazie mille, un saluto ai telespettatori, sono molto contento di essere qua e grazie mille di avermi invitato. Diego, grazie mille di aver accettato il nostro invito. Nella puntata di oggi parleremo delle tasse, che è un tema, voglio dire, abbastanza caldo e che interessa molto a tutti gli italiani, giustamente. Prima però, come i nostri spettatori sanno, andiamo con il servizio di puntata. Prego, Giulio. One of the great debates of our time is about how much of your money should be spent by the state and how much you should keep to spend on your family. Let us never forget this fundamental truth. The state has no source of money other than the money people earn themselves. If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. And it's no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money. Video molto intenso. Cosa ne pensi? Beh, penso Margaret Thatcher, un personaggio importante che dice cose importanti, che non vuol dire vere, attenzione, ma sono cose importanti. Perché se lo Stato, se si dice che lo Stato deve spendere in un certo modo, ha voglia se non è importante per tutti noi. Questo discorso della Thatcher, tenuto durante la conferenza del Partito Conservatore del 1983, rappresenta l'inizio delle politiche neoliberiste in Europa, e dopo decenni di diffusione capillare di questo tipo di messaggi, di questi contenuti nell'informazione, quindi giornali, telegiornali, ma anche nell'intrattenimento, cinema, film, serie TV, talk show. Ebbene, le parole della Thatcher, a mio avviso, rispecchiano oggi quello che comunemente la maggior parte delle persone è abituata a pensare, purtroppo, sulle tasse, sullo Stato e sulla spesa pubblica. Quindi è una cosa veramente che mi lascia un po' senza parole studiando proprio il tema. E quindi io penso, ma è davvero così? È davvero così? È proprio vero quello che dice la Thatcher? Ma sappiamo che fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Quindi direi di provare ad andare a verificare un attimino se quello che ci sta dicendo la Thatcher equivale a verità o meno. Anche perché, e qui vorrei citare un altro personaggio storico importante, tra l'altro dello stesso periodo, Henry Ford II, diceva una cosa diversa, diceva un'altra cosa. Ecco Diego, a proposito di questo direi di andare subito con la prima slide proprio per leggere insieme cosa diceva Henry Ford. È un bene che il popolo non comprende il funzionamento del nostro sistema bancario e monetario, perché se accadesse, credo che scoppierebbe una rivoluzione prima di domani mattina. Giusto? Ecco, esatto. Anche Ford quindi ci sta dicendo una cosa molto importante, anzi diverse, però almeno due le possiamo sottolineare. La prima è che se si conoscesse come funziona il meccanismo monetario e bancario, che è quello che la MMT, la mia associazione, studia e di cui la MMT è ben consapevole, addirittura la sorpresa, l'impatto sarebbe così forte nella gente da poter scatenare finanche una reazione violenta. Evidentemente, quindi, Ford ci sta dicendo che c'è una realtà molto, molto diversa da quella che comunemente si pensa e quindi dalle cose dette dalla signora Thatcher.
Ed è una cosa, tra l'altro, ben contestualizzata, è un aspetto veramente tecnico, cioè il funzionamento del sistema monetario e bancario, questo meccanismo complesso. Quindi non è una cosa detta così astratta, complottista, buttata lì, insomma, è una cosa molto precisa, una critica molto acuta. La seconda è che naturalmente non vogliamo certamente una rivoluzione armata, perché riteniamo che non sia la soluzione ai problemi la violenza fisica, assolutamente. Però possiamo dire che comprendere queste cose alle quali si riferisce Ford, secondo noi, innescherà una rivoluzione culturale, che poi si può tradurre anche in una rivoluzione politica. Cosa significa questo? Che nel momento in cui le persone comprendono, arrivano a capire questo tipo di meccanismi, quindi il funzionamento del sistema bancario e monetario, a quel punto l'attuale classe politica non viene più ascoltata, significa cambiare il mondo, permettere a un mondo nuovo, inedito, di sostituire questo qua, che gronda sangue e disperazione da tutte le parti. Per questo è necessario oggi focalizzarsi sul nervo scoperto, che è appunto le tasse, il tema delle tasse, di cui parleremo oggi. Credo, Diego, che tutti i nostri spettatori si stiano chiedendo perché noi italiani dobbiamo pagare così tante tasse. Qual è la loro funzione secondo la MMT? Sì, allora Sonia, permettimi di rispondere alla tua domanda, però anticipando un concetto, ovvero per non creare confusione, per non creare confusione, quando io in questa trasmissione parlerò delle tasse, userò il termine tasse, intendo anche le imposte, i contributi, insomma tutte le obbligazioni pecuniarie che dobbiamo allo Stato. Noi paghiamo così tante tasse per una scelta di questa classe dirigente, di questa classe politica, ma non è una necessità economica dello Stato pagare così tante tasse. Quindi, per rispondere compiutamente e correttamente alla tua domanda, occorre sottolineare un concetto già ben evidenziato anche nelle puntate precedenti, ovvero la tassazione ha un ruolo chiave, che è quello di permettere allo Stato di fare lo Stato, cioè guidare l'economia e la società. Quindi adesso possiamo vedere la slide che ci aiuta a comprendere il funzionamento delle tasse, che hanno quattro funzioni. Come leggiamo, creare domanda di moneta di Stato, domanda richiesta di moneta di Stato, la funzione numero uno. Poi sottrarre risorse monetarie all'economia, quindi sostanzialmente eliminare questi soldi per limitare l'inflazione, però questo è un concetto un pochino più particolare, lo vedremo con accuratezza. Poi il punto 3, la funzione numero 3, scoraggiare o incoraggiare certi tipi di comportamenti. E poi alla fine la quarta funzione è incidere sulla distribuzione della ricchezza. Ecco Diego, io direi analizziamo una per una queste funzioni che le tasse hanno partendo proprio dalla prima, perché imporre l'utilizzo della moneta è un concetto che forse non arriva subito a tutti quanti. Che significa? Allora, sì, diciamo che la prima funzione è quella che ci aiuta a comprendere meglio anche la ragione storica delle tasse. In MMT diciamo le tasse guidano la moneta, come leggiamo. Cosa significa? Molto semplicemente le tasse hanno la funzione di indurre i cittadini a usare la moneta di Stato come mezzo di pagamento. Questo per noi è importantissimo perché permette allo Stato di monetizzare l'economia, al fine di poter mobilitare le risorse reali disponibili sul territorio, che servono per soddisfare le esigenze della popolazione e le decisioni politiche, come costruire nuovi ospedali, strade, infrastrutture, incrementare l'istruzione, la ricerca, promuovere la cultura, la musica, l'arte, garantire lo stato di diritto e diritti fondamentali. L'aspetto che deriva da ciò, chiaramente, è che ci saranno persone disposte a mobilitarsi, quindi lavorare, vendere i propri prodotti e servizi e andranno quindi anche loro a realizzare queste cose per procurarsi la moneta che servirà loro appunto anche per poter pagare le tasse alla fine. Facciamo quindi subito un esempio per spiegare meglio questo concetto che mi rendo conto è un po' complicato. Se domani mattina l'Italia decidesse di non tassare più in euro, ma bensì di tassare in una nuova valuta, che possiamo chiamare per semplicità nuova lira, ebbene, tutti i cittadini e le imprese italiane
dovranno farsi pagare per i propri prodotti, per i servizi e per il proprio lavoro in nuove lire, con le quali quindi poter pagare il fisco. Praticamente tramite il meccanismo della tassazione, quindi, lo Stato avrà reso quella valuta, questa nuova valuta, appetibile e accettata come mezzo di pagamento. Infatti, Massimo, mettiamo ad esempio che tu abbia un negozio. Chiaramente sarai ben contento di accettare che i tuoi clienti ti paghino con la nuova moneta, perché magari tra pochi giorni ti scadranno i termini di pagamento, per esempio di una somma da versare all'Agenzia delle Entrate, che però sarà pagabile soltanto con la nuova moneta. Quindi le tasse sono lo strumento attraverso il quale lo Stato guida l'uso della sua valuta sul suolo nazionale. Quindi Diego, ripetiamolo bene, dovendo tutti i cittadini pagare le tasse solo con la valuta di Stato, allora tutti accettano ben volentieri la valuta nazionale come pagamento. E se invece lo Stato non tassasse, cosa succederebbe? Allora, partiamo dal presupposto che le tasse lo Stato le impone. Ricordiamo infatti che lo Stato ha il potere d'imperio, quindi chi non paga le tasse incorrerà in sanzioni amministrative e in casi estremi verrà anche perseguito penalmente. Rispondendo alla tua domanda, ebbene, se quindi lo Stato non tassasse, si creerebbe un problema di accettabilità della moneta di Stato e lo Stato potrebbe quindi avere grossi problemi a mobilitare, come abbiamo detto prima, le risorse reali disponibili sul territorio. Cioè, senza l'imposizione delle tasse, i cittadini non sarebbero più indotti a lavorare e vendere i propri prodotti utilizzando la valuta nazionale come metodo di pagamento, ma potrebbero, ad esempio, ricorrere a pagamenti di tipo diverso, come preferire altre valute diverse da quella nazionale per le transazioni, oppure, come avviene per i bitcoin, usare questa forma di moneta virtuale al giorno d'oggi. Lo Stato quindi si troverebbe in seria difficoltà in questo caso, perché dovendo effettuare la spesa pubblica con la sua valuta, con la moneta di Stato, ebbene, senza l'imposizione delle tasse rischierebbe di non trovare un numero sufficiente di persone, se non addirittura nessuno disposto ad accettare questa moneta. E come potrebbe a quel punto lo Stato sostenere l'agenda politica, far fronte alle esigenze della società, affrontare i disastri naturali, prevenirli, garantire servizi essenziali e diritti fondamentali? Ecco quindi spiegato il motivo principale dell'esistenza stessa delle tasse, del perché bisogna pagarle in valuta nazionale. La MMT fa una vera e propria rivoluzione copernicana in questo concetto, rispetto a quello che la gente pensa comunemente, abitualmente. Le tasse sono certamente un sacrificio per tutti noi, è chiaro, ma garantiscono la tutela dei diritti fondamentali, permettono allo Stato di operare in questo senso. Ecco che poi chiaramente tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, come si suol dire, nel senso che noi oggigiorno paghiamo le tasse ma non abbiamo uno Stato che tutela questi diritti fondamentali o che interviene, come giustamente dicevi tu, nell'economia per muovere le risorse. Però voi di MMT con questa rivoluzione copernicana, come hai detto tu, avete inquadrato qual è il motivo principale del pagamento delle tasse. Beh sì, direi che pagare le tasse è sempre antipatico, parliamone. Però così facendo, pagando le tasse in valuta nazionale, noi sosteniamo questa valuta, tramite la quale lo Stato, come dicevo prima, va a creare quelle condizioni che ci permettono di vivere sostanzialmente in una società civile. Una società dove lo Stato è in grado, almeno potenzialmente, come hai detto tu, poi dipende sempre da chi ti governa, comunque è in grado di tutelare i diritti fondamentali, e citando l'articolo 3 della Costituzione, quindi è in grado di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Però oggi le tasse, come dicevi tu, sono troppo alte, esagerate, sono troppe anche. E quindi quanta distanza c'è tra questo articolo 3 e la realtà? Oggi lo Stato veramente ci strangola con le tasse, quindi altro che rimuovere gli ostacoli, come dice l'articolo 3. Oggi lo Stato con tasse così esagerate ce li mette lui gli ostacoli, e non certo servo io per spiegare il perché ci mette gli ostacoli con tasse così esagerate. Oggi le tasse sono proibitive, ma alte o basse che siano, sono sempre un sacrificio. Beh sì, le tasse oggi sono proibitive, ma voglio dire,
possiamo e dobbiamo fare diversamente, perché nella realtà le tasse servono a quanto appena detto e poco altro. Chiedo poi io, ai telespettatori di fare lo sforzo di immaginare per un attimo di avere nel nostro paese una bassa disoccupazione, un livello di tassazione moderato, normale, moderato, e retribuzioni minime che garantiscono ai lavoratori di avere le spalle coperte dal punto di vista proprio della sicurezza economica, delle retribuzioni minime che garantiscono, come dice la Costituzione, un'esistenza libera e dignitosa agli lavoratori e alle loro famiglie. Ecco, in questo caso, pagare le tasse, anche se moderate, resta comunque un sacrificio, ma dato che le tasse servono allo Stato per monetizzare l'economia, mobilitare le risorse, garantire i diritti fondamentali, rimuovere gli ostacoli, ebbene allora pagare le tasse in uno Stato del genere, tasse moderate, non soltanto risulterebbe accettabile per i cittadini, ma risulterebbe anche socialmente doveroso. Eticamente anche, moralmente. Sì, ma infatti è questo, credo, lo step che debbano fare i nostri ascoltatori, cioè per un attimo prendere le distanze dalla reazione istintiva quando si parla di tasse che giustamente schiacciano la vita dei cittadini e inquadrare un po' maggiormente il concetto di monetizzazione dell'economia per la tutela poi dei diritti fondamentali, come hai detto tu. È chiaro che è difficile farlo in questo momento, ma noi cerchiamo di spiegare poi il vero funzionamento delle tasse. E a tal proposito ti chiedo, ma questa monetizzazione dell'economia, come l'hai definita, è una teoria vostra, nel senso che la MMT è riuscita a carpirla, oppure è già accaduto in passato che le tasse avessero questo utilizzo effettivo? No, allora si tratta di una realtà oggettiva e quindi di conseguenza è oggetto di studio e di approfondimento da parte dell'MMT. E infatti un esempio storico reale che mi piace sempre citare in questo contesto è che spiega molto bene come l'imposizione delle tasse è funzionale a indurre i cittadini ad usare la moneta di Stato, è quello fatto dal professor Andrea Terzi dell'Università Cattolica di Milano, dove racconta appunto la storia della monetizzazione delle campagne francesi. Noi usiamo il denaro, e questo denaro è nella storia, appunto della moneta, qualcosa che viene istituito dal sovrano, cioè entra in circolazione storicamente pagando i mercenari, pagando i funzionari pubblici. Il gioco del Monopoli è un bellissimo esempio, una si chiama banca nel gioco, che butta denaro prima e poi la gente o paga le penalità, le tasse, eccetera. E quindi questo c'è una considerazione un po' abbastanza interessante, che quindi non sono le tasse che finanziano la spesa pubblica, ma esattamente il contrario. Ci vuole la spesa pubblica perché poi la gente abbia il denaro per pagare le tasse. E basta leggere Fernand Braudel, lo storico francese, che racconta la monetizzazione delle campagne francesi. Un certo giorno il re fa un editto in cui si dice che da quel giorno in poi le tasse nelle campagne non vengono più pagate in grano, derrate alimentari, eccetera, ma nella moneta del re. I bretoni in questo caso sono abbastanza sorpresi dalla cosa, non sanno bene cosa fare, ma poi trovano l'unica soluzione, cioè andare in città dove circola già la moneta, vendere i propri prodotti, acquisire moneta e pagare le tasse. In quel modo si monetizza anche la campagna francese. E questo concetto del professor Andrea Terzi lo troviamo anche in una dichiarazione di James Tobin, premio Nobel per l'economia, in termini un pochino più accademici. E praticamente, adesso non voglio leggere tutto, però questo è proprio il concetto, quello di James Tobin, dell'accettabilità della valuta di Stato, cioè, in altri termini, lo Stato, mediante l'imposizione delle tasse, induce i cittadini a utilizzare la valuta nazionale, la moneta di Stato, e così monetizza l'economia.
soprattutto, come dicevamo prima, al fine di mobilitare le risorse reali disponibili sul territorio. Ma allora, Diego, non è vero che io accetto di essere pagata nella valuta di Stato perché penso che l'accetterà anche il negoziante dal quale voglio andare? No, Sonia, perché come detto anche dal professor Randall Ray, che è uno dei nostri economisti di riferimento e che ha insegnato per tanti anni in uno dei quartieri generali della MMT nel mondo, cioè il Levy Institute of Bard College, non basta pensare che Tizio o Caio accettano la moneta, c'è bisogno di un garante superiore a sopra i cittadini, ovvero lo Stato. E quindi, se possiamo vedere anche l'immagine del libro di Randall Ray, ebbene, nel suo libro dice che è evidente che i cittadini sono spinti ad accettare la valuta di Stato per un motivo decisamente migliore di un'aspettativa di accettazione reciproca. Cioè, perché alla fine in questo modo se no si rischia di confondere l'effetto con la causa, perché invece sono le tasse che sono pagabili con la moneta di Stato, che è la causa, che rendono tale moneta accettabile da tutti i cittadini, che è l'effetto. Sostanzialmente quindi tutti i cittadini sono stati indotti dai propri stati ad usare le valute nazionali attraverso decime, tributi, commissioni, multe, tasse varie, ovvero tutta quella serie di obbligazioni pecuniarie che dobbiamo all'amministrazione centrale, allo Stato. Facciamo un esempio per spiegare proprio come funziona la monetizzazione. Un esempio proprio terra a terra, piccolo. Ad esempio, se in una famiglia c'è un figlio che non dà una mano in casa, cioè quindi non sono mobilitate appunto tutte le risorse reali disponibili in casa, la mamma e il papà potrebbero decidere a livello educativo di imporgli una tassa. Potrebbero dire al figlio: ci devi dare 10 biglietti da visita al giorno, altrimenti sarai in punizione. E il figlio, quindi magari perplesso, preoccupato, chiederà allora: mamma, papà, ma come posso ottenere questi biglietti? E quindi i genitori gli risponderebbero: ebbene, facendo le faccende di casa. Ad esempio, lavare la macchina sono 10 biglietti da visita, oppure lavare in terra 5 e così via, insomma. In questo modo, quindi, i genitori cosa che fanno? Sono in grado di monetizzare le faccende di casa e quindi indurre il figlio a dare una mano. Quando il figlio poi verrà pagato dai genitori con i biglietti da visita per ogni faccenda sbrigata, il figlio non si chiederà se ci sono dei figli dei vicini che accetteranno questi biglietti o comunque qualche credulone disposto ad accettarli, ma saprà semplicemente che non pagando le tasse a fine giornata andrebbe incontro ad una punizione da parte dei genitori. Tutto qua, così funziona la monetizzazione. Ecco, penso che abbiamo dato un'ottima idea a tantissime mamme e padri che guardano questo programma. E per ritornare poi al nostro discorso e ricapitolare il tuo esempio, se ho capito bene, i biglietti da visita sono la moneta e, come hai spiegato, vengono prodotti e distribuiti prima poi della tassazione. Proprio così, bravo Massimo. Prima i genitori creano e distribuiscono i biglietti da visita in cambio proprio del disbrigo delle faccende domestiche e solo dopo, a fine giornata, li riprendono con la tassazione. Questo per dire quindi che lo Stato spende sempre cronologicamente prima rispetto a quando riceve le entrate fiscali. E soprattutto quindi cosa significa? Che lo Stato può spendere a prescindere dalle entrate fiscali, proprio come nell'esempio. Molto chiaro, Diego. Stiamo passando allora alla seconda funzione delle tasse, cioè quella di sottrarre risorse monetarie all'economia, giusto? Spiegaci meglio. Allora, sì, possiamo dire intanto che sottrarre risorse all'economia significa che quei soldi che noi paghiamo con le tasse escono dall'economia e dalla disponibilità di noi privati. È una sorta di controaltare rispetto alla spesa pubblica, che invece ha la funzione di immettere soldi nell'economia. C'è da dire quindi che questa funzione delle tasse, cioè sottrarre risorse monetarie all'economia, l'MMT la teorizza anche, come dicevamo nell'immagine iniziale, anche nel caso in cui si sviluppasse nel paese una cosiddetta inflazione da domanda. Ecco Diego, visto che l'inflazione al giorno d'oggi è un tema molto presente, soprattutto nel mainstream, potresti spiegarci finalmente, a parole anche semplici, che cos'è l'inflazione?
Sì, allora l'inflazione poi ne parleremo in maniera più compiuta nelle puntate successive. L'inflazione da domanda è un particolare tipo di inflazione che si potrebbe verificare solo nel caso in cui ci trovassimo con disoccupazione a zero o comunque ai minimi e con una domanda aggregata, cioè una richiesta generale di beni e servizi da parte dei cittadini che si eleva al di sopra della massima capacità del sistema produttivo di mettere a disposizione appunto i beni. E questo quindi potrebbe teoricamente generare queste condizioni per creare questa inflazione da domanda, però non è detto che si sviluppi. Queste sono le condizioni necessarie, ma non sono, voglio dire, sufficienti perché si crei inflazione. È bene quindi che i telespettatori comprendano che si tratta di un esempio di scuola, cioè più che reale, perché è un po' come, non so se vi ricordate quando eravamo a scuola, con i problemi di matematica, dove c'era il signor Rossi che comprava 5.000 anguri al supermercato. Ecco, noi prendiamo atto dell'eventualità che possa in teoria svilupparsi l'inflazione da domanda, ma è una ipotesi decisamente inverosimile, ecco. Allora, Diego, che tipo di inflazione c'è oggi e quale ne è la causa? Allora, oggi l'inflazione nella quale siamo è la cosiddetta inflazione da offerta, cioè non da domanda, ma da offerta. E cos'è questa inflazione da offerta? È quel particolare tipo di inflazione più frequente, che non nasce dal lato della domanda, ma dal lato dell'offerta. L'inflazione da offerta, può nascere per carenza di beni o anche per speculazione. Si pensa ad esempio ai rincari dovuti alle tasse, all'aumento dei costi energetici, oppure ai tassi di interesse bancari della BCE che hanno spinto i produttori ad aumentare i prezzi dei loro beni e dei servizi semplicemente per difendere il loro margine di profitto. Questa nella quale siamo oggi è proprio l'esempio classico di inflazione da offerta. Invece nel caso puramente teorico dell'inflazione dal lato della domanda, allora sì che l'MMT contempla un uso delle tasse al fine di raffreddare la domanda aggregata, quindi cercando di limitare l'inflazione da domanda. Però devo risottolineare ancora una volta, questa è soltanto mera teoria, perché non è detto che funzioni. Cioè tutto quello che riguarda l'inflazione da domanda e quindi anche le sue soluzioni sono solo una pura ipotesi intellettuale e accademica, perché da che mi risulti, non si è neanche mai verificata nella storia un'inflazione da domanda. Molto interessante, dico assolutamente. Però mi chiedo, al di là di quello che hai appena descritto, la sottrazione della moneta, della valuta fatta attraverso le tasse, come abbiamo detto, da parte dello Stato, non serve allo Stato stesso poi per finanziare la spesa pubblica? Allora, sicuramente possiamo dire di no. Lo Stato con le tasse non finanzia la spesa pubblica. Cioè, facciamo una precisazione. Quando parliamo di Stato, intendiamo ovviamente uno Stato sovrano ed indipendente. Ok? Sovrano vuol dire che gode della pienezza del suo potere decisionale, a partire quindi anche della sovranità monetaria, per intenderci, e quindi non riconosce nessuno, alcun potere superiore al di sopra del suo sul territorio nazionale. Mentre con indipendente si intende uno Stato non soggetto alle decisioni provenienti oltre i suoi confini, quindi da un paese estero o da organismi sovranazionali. Ma infatti ricordiamo i tre elementi costitutivi dello Stato che sono popolo, territorio, sovranità. E se viene a mancare anche uno solo di questi elementi, non si può più parlare tecnicamente di Stato. Esattamente, e ne consegue che uno Stato quindi privo anche di una singola frazione di uno di questi tre elementi, per esempio della sua sovranità, non si può più chiamare Stato dal punto di vista giuridico. Ma al massimo si potrà chiamare regione, provincia, colonia, protettorato, ma sicuramente non più Stato. Uno Stato vero, quindi sovrano e indipendente, necessariamente deve avere, per esempio, il monopolio dell'emissione della sua moneta nazionale. Emissione che, come ha detto anche il mio collega Giuseppe Nasone nella seconda puntata, I conti non tornano, è virtualmente illimitata e che quindi non pone lo Stato nel bisogno di finanziarsi con le tasse. Questo però non esclude, ovviamente, che un giorno una classe politica poco saggia salga al potere e disponga che lo Stato si autolimiti a priori e possa spendere solo in misura pari o inferiore al gettito fiscale, cioè a quanto incassa sostanzialmente.
In tal caso, Diego, sarebbe un problema se fosse così. Beh, diciamo che questa sarebbe esclusivamente una scelta politica di un governo in carica, una sua responsabilità morale nei confronti dei cittadini, perché con tutti i drammi sociali che ciò comporterebbe. Se pensi, ad esempio, a quanto subito in passato dal popolo inglese e non solo sotto la signora Thatcher. Possiamo dire quindi che uno Stato che si autolimita al suo gettito fiscale è uno Stato che potrebbe avere dei grossi problemi sociali, avrebbe difficoltà fino anche a garantire i diritti fondamentali dello Stato di diritto. Ma infatti, Diego, hai parlato di uno Stato che si autolimita. Chiaramente ti stai riferendo anche all'Italia. Come giudichi il pareggio di bilancio inserito in Costituzione? Dal punto di vista proprio tecnico è una follia, cioè è una cosa veramente molto molto rischiosa. Cioè, cosa significa avere il vincolo di pareggio di bilancio? Significa che lo Stato è limitato alle entrate fiscali. Ma come può, mi domando io, un'economia crescere e contemporaneamente la gente avere bisogno sempre della stessa quantità di soldi e non di più? Cioè, i soldi sono come il carburante per un'automobile, ok? Se prendiamo una 500, la modifichiamo, la facciamo crescere, alla fine diventa un camion, come si può pretendere, come si può pensare che un camion abbia bisogno della stessa quantità di carburante di una 500? O ancora peggio, se un anno va male? Se c'è crisi? Cioè, il gettito fiscale quindi è minore perché la gente lavora meno, quindi si raccolgono meno tasse, cosa succede? Con disoccupati, famiglie e imprese in bilico, quindi lo Stato, proprio quando serve, quando dovrà aiutare più persone, più gente, invece siccome gli arrivano meno tasse, allora dovrà spendere meno? Cioè. Certo, però purtroppo tra la teoria e la pratica c'è un grande abisso. Infatti noi al giorno d'oggi sentiamo esattamente il contrario, cioè noi sentiamo i nostri politici che ci dicono che con i soldi si finanzia la spesa pubblica, che tu hai spiegato non essere tale, e ci dicono anche che quindi con i nostri soldi vengono pagati poi gli stipendi dei dipendenti pubblici, oltre che i servizi. Perché lo Allora, fanno? il perché questi politici dicono queste cose, dicono che con le tasse si finanzia la spesa, io non saprei dirlo, cioè sarebbe magari anche non etico fare un processo alle intenzioni. Alcuni potrebbero dirlo per ignoranza, perché magari non conoscono le basi dell'economia, però altri invece, magari pur sapendo, però dicono il contrario per allinearsi al partito o per conservare la poltrona, non so. Altri magari ancora, magari quelli che ricoprono i ruoli chiave, le cariche più alte, parlano così, dicono queste cose, magari perché rispondono ad altri interessi, come quelli dell'alta finanza anglo-americana. Viene in mente Mario Monti, Mario Draghi e moltissimi altri su questo aspetto. Penso alla commissione trilaterale, ecco. Però cambiamo prospettiva, rigiro la domanda. La vera domanda non è perché i politici dicono questo, ma la domanda vera è: perché abbiamo fatto diventare politici o siamo stati indotti a far diventare politici dalle TV e dai giornali soltanto persone che dicono che con le tasse si finanzia la spesa pubblica? Cioè, facciamocela questa domanda e diamoci una risposta. Sicuramente gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. Ok, noi cosa succede se la gente è indotta a pensare che con i soldi delle proprie tasse paga gli stipendi dei dipendenti pubblici? Cosa succede? Succedono un sacco di cose brutte. Vediamo ad esempio che la gente comincia a odiare lo Stato, lo vede come un parassita che è proprio attaccato a loro, alle loro tasche per succhiargli dei soldi e magari che quindi, cioè, proprio rinuncia con disgusto al diritto di voto, magari, e si crea proprio una divisione anche orizzontale nella società, privati contro pubblici, visti come fannulloni e corrotti. Insomma, diventa una vera arma di distruzione, di divisione di massa, scusatemi. Però è evidente che, voglio dire, se esistono i corrotti, magari esistono anche i corruttori, ok? Quindi se i corrotti sono il pubblico, i corruttori sono i privati. Però, voglio dire, è chiaro che questa è un'arma di divisione di massa. Cioè, se uno ha bassa morale, ok, lo è ed è un fannullone, magari lo è nel pubblico così come nel privato, cioè di natura, non cambia dove lavora, cambia semplicemente la persona. Chiaramente i politici che dicono che con le tasse si finanzia la spesa pubblica,
sicuramente dico una cosa falsa, anzi falsissima, tre volte falsa, perché è falsa sotto il profilo economico, è falsa sotto il profilo storico ed è anche errato sotto il profilo logico proprio. E tra l'altro non lo dico mica solo io, lo diceva anche un altro presidente inglese, Winston Churchill. Ecco, a proposito di Winston Churchill, ecco la slide che ci fa vedere Giulio. E Churchill diceva infatti: una nazione che si tassa nella speranza di diventare prospera è come un uomo in piedi in un secchio che cerca di sollevarsi tirando il manico. Insomma, ti ha dato ragione con questa similitudine. Beh, direi che è molto, molto bella questa similitudine di Churchill. Occorre precisare che, a differenza degli stati, invece le regioni, le province e i comuni di norma usano anche i soldi delle tasse locali per far fronte alle proprie spese. Pensiamo per esempio alle strade, alla sanità, eccetera, che sono tutte a carico proprio delle amministrazioni locali. E questo perché le regioni, province e comuni, come tutti sappiamo, non hanno una loro banca centrale, una loro zecca. E come si può intuire, quindi i soldi delle tasse locali difficilmente poi possono bastare alle rispettive amministrazioni per riuscire a far fronte a tutte queste ingenti spese. Infatti lo Stato finanzia regioni, province e comuni con i cosiddetti trasferimenti. Trasferimenti che poi diventano fondamentali per lo Stato per non lasciare le amministrazioni locali in balia di eventuali intemperie dei mercati, ad esempio al fine di salvaguardare i posti di lavoro sul territorio quando scoppia una crisi. Però attenzione, lo Stato non ha bisogno delle tasse nemmeno per dare questi trasferimenti. Ecco, vediamo se ho capito bene. Non ha bisogno delle tasse per i trasferimenti perché uno Stato che noi dobbiamo presupporre essere sovrano, almeno nella teoria, ha una sua banca centrale e quindi è monopolista nell'emissione della moneta, giusto? Esatto, proprio così Massimo, perché lo Stato non ha alcun limite finanziario. Come hanno detto anche alcuni esimi importantissime persone che abbiamo visto prima, come il presidente ex presidente della Federal Reserve o premi Nobel. Cioè, noi lo leggiamo questa cosa anche in Stephanie Kelton, che è una dei massimi rappresentanti delle MMT negli Stati Uniti. Allora, la Kelton dice: non esistono limiti finanziari per uno Stato a moneta sovrana, esistono solo limiti fisici e naturali. Una volta che la gente ha capito il funzionamento della moneta moderna, il governo non può più giustificarsi dicendo che non ci sono i soldi per implementare servizi pubblici, ospedali, scuole e infrastrutture. E Sonia, consentimi un breve inciso. A meno di non trovarsi in situazioni problematiche come uno Stato membro dell'Eurozona, come oggi noi siamo, un politico che dice non ci sono i soldi potrebbe farlo solo per deresponsabilizzarsi agli occhi dell'opinione pubblica. Cioè, sostanzialmente un trucco retorico affinché nessuno gli chieda spiegazioni sulla presunta ineluttabilità di non finanziare quella determinata cosa. Allora, quello che tu hai descritto, Diego, mi fa venire in mente il Monopoli, quando prima di iniziare a giocare la banca distribuisce i soldi, giusto? Esattamente, come detto anche dal professor Andrea Terzi, Sonia, la stessa cosa succede pari pari anche nell'economia reale. La banca del Monopoli, che nella realtà è lo Stato con la sua banca centrale, emette la moneta e la distribuisce ai giocatori, ovvero ai cittadini. Chiaramente lo Stato la distribuisce attraverso la spesa pubblica. Pertanto non sono certo i cittadini che danno i soldi allo Stato con le tasse, affinché lo Stato poi paghi gli stipendi, eccetera, eccetera, ma è lo Stato che usa gli stipendi dei dipendenti pubblici, le opere, i servizi, incentivi, eccetera, per immettere la moneta nell'economia. Quindi, economicamente, a livello contabile, le tasse non finanziano lo Stato, ma semplicemente prelevano una certa quantità di moneta dai cittadini e la mettono fuori gioco, la eliminano. È opportuno puntualizzare che, a differenza di stati sovrani come il Brasile, il Canada, Giappone, Regno Unito, eccetera, nell'Unione Europea è la BCE, la Banca Centrale Europea, ad essere monopolista dell'emissione monetaria e non più gli stati membri che adottano l'euro. Di conseguenza, gli stati membri dell'Europa, dell'Eurozona, non sono più, dal punto di vista prettamente tecnico, prettamente giuridico, degli stati sovrani ed indipendenti.
Ecco, questo è un passaggio fondamentale a cui tengo, perché poi tutte queste disfunzioni economiche e finanziarie che i cittadini subiscono dipendono proprio da questo punto fondamentale. Cioè, come è noto, per entrare nell'Unione Europea, gli stati hanno dovuto cedere quote di sovranità, l'hanno detto anche i principali esponenti economici italiani che abbiamo avuto, da Prodi a Mario Monti a Mario Draghi, insomma, quindi ce l'hanno confermato. E cedere questa sovranità poi in particolar modo per quanto riguarda la politica monetaria, di cui adesso si occupa solo ed esclusivamente l'Unione Europea. Certo, e cosa significa questo? Significa che è fatto divieto assoluto per norma ai parlamenti nazionali di legiferare in quelle specifiche materie oggetto delle cessioni all'Unione Europea. Cioè, di conseguenza, non solo è menomata la sovranità nazionale degli Stati membri, ma anche il diritto plurisoggettivo del voto dei cittadini. Perché i cittadini italiani con il loro voto oggi non possono più, attraverso i loro parlamentari, decidere democraticamente nulla nell'ambito di quelle specifiche materie oggi di competenza esclusiva dell'UE. Come verrà meglio spiegato anche nelle puntate dedicate proprio all'Unione Europea. E beh, certo, fondamentali. E Diego, c'è una questione linguistica, però a questo punto, una questione terminologica da chiarire. Perché se le tasse, come abbiamo detto, non finanziano la spesa pubblica, non finanziano lo Stato, perché allora poi i cittadini vengono anche chiamati contribuenti? Ci stanno prendendo in giro? Allora, sì Massimo, sì, ci prendono in giro e ti spiego anche perché. Il termine contribuenti, riferito proprio ai cittadini intesi come coloro che finanziano lo Stato con le loro tasse, con i soldi delle loro tasse, senza i quali lo Stato fallirebbe, quindi contribuenti così inteso, nasce all'interno del contesto ottocentesco dell'ideologia neoliberista, molto propagandata da 40 anni a questa parte, proprio come vedevamo con la Thatcher. Ma è una rigida presa di posizione ideologica in ambito economico e assolutamente lontana dalla realtà, come abbiamo spiegato poco fa. All'opposto quindi dell'ideologia neoliberista, invece la MMT è affine allo spirito della nostra Costituzione italiana. Per noi contribuire non significa dare i soldi allo Stato per finanziare la spesa pubblica se non lo Stato fallirebbe, ma significa comprendere che il pagamento delle tasse è fondamentale per l'accettabilità della moneta di Stato, per sostenere la valuta nazionale. E quindi lo Stato può usare questa moneta per monetizzare l'economia e per mobilitare le risorse reali del paese. Tutto qua, se lo Stato è sovrano, ovviamente. Magari lo fosse da noi lo Stato sovrano, saremmo anche più contenti di pagare le tasse, io credo. Arriviamo quindi alla terza funzione delle tasse. In che modo servono a scoraggiare o incoraggiare certi tipi di comportamento? Allora, questa terza funzione delle tasse consiste semplicemente nell'aumentare le tasse per scoraggiare certi tipi di comportamenti oppure abbassare le tasse per incoraggiarne altri. In questo modo, quindi, lo Stato potrebbe decidere di spingere quindi per dirigere i consumi del sistema produttivo in una determinata direzione. Ad esempio, facciamo un esempio proprio banale. Per salvaguardare la salute individuale, lo Stato potrebbe decidere di abbassare le tasse alle aziende che decideranno di ridurre l'uso dei conservanti alimentari nei prodotti industriali, e aumentare invece, le tasse a quelle aziende che, continueranno ad utilizzare questi conservanti, ad esempio. Chiarissimo, chiarissimo, Diego. E stiamo andando verso la chiusura. A questo punto affrontiamo l'ultima funzione delle tasse, e cioè in che modo incidono sulla distribuzione di ricchezza. Possiamo fare l'esempio di Robin Hood, rubare ricchi per dare ai poveri? Non bisogna cadere in questo equivoco. Le tasse non servono a togliere i soldi ai ricchi per darli ai poveri, perché abbiamo appena detto che i soldi delle tasse lo Stato proprio li elimina, li toglie dall'economia reale, quindi non sono materialmente trasferiti dai ricchi ai poveri. Le tasse non aggiungono, le tasse sottraggono moneta, quindi con incidere sulla distribuzione della ricchezza si intende semplicemente il modo in cui tali sottrazioni, cioè le tasse, vengono parametrate a ciascun cittadino. E in che modo?
Semplicemente le tasse devono diminuire al diminuire della ricchezza del cittadino, al fine di colmare quelle che sono le differenze sociali, così che anche i meno agiati abbiano la possibilità di partecipare attivamente alla vita politica, economica e sociale della nazione. E questo principio sacro, direi, delle tasse si chiama progressività. Da qui quindi il comportamento dello Stato, che deve essere equo verso tutti i cittadini e non uguale verso tutti indiscriminatamente. Un'uguaglianza soltanto formale, quindi che non guarda cioè le differenze esistenti tra i cittadini e che quindi non è un'uguaglianza anche di fatto, porta alla situazione per cui lo Stato tratta tutti allo stesso modo, che in termini di tassazione si traduce invece con le tasse proporzionali, ossia tutti pagano la stessa aliquota, la stessa percentuale di tasse, la cosiddetta flat tax, sia il ricco che il povero. In questo modo però si rischia che il cittadino ricco diventi sempre più ricco o al limite resterà ricco, mentre il cittadino povero non potrà mai cambiare la sua precaria condizione. Invece l'equità, il principio attraverso il quale quindi lo Stato tratta tutti equamente, ovvero ciascun cittadino in modo diverso in base alle sue capacità, che in termini di tassazione si traduce con le tasse progressive, cioè con le tasse che diminuiscono a diminuire della ricchezza del cittadino. In questo modo chi è povero pagherà meno in percentuale rispetto a chi è più ricco. Quindi la MMT crede nella progressività della tassazione perché porta a giustizia morale e sociale. Ciascuno di noi è giusto che contribuisca progressivamente a dare valore alla moneta di Stato grazie alla propria capacità contributiva e quindi chi ha di più è giusto che contribuisca anche in percentuale un po' di più. Assolutamente concordo. Poi insomma questa immagine è molto chiara anche nello spiegare la flat tax, che è uno dei temi di cui si è parlato in questi mesi. E Diego, io voglio ringraziare te e ovviamente la MMT per lo splendido lavoro che state facendo per cercare, anche attraverso questo programma che stiamo facendo insieme, di raccontare e spiegare questi concetti ai nostri spettatori, perché poi è fondamentale che l'economia diventi un tema centrale nel dibattito politico e anche quello dei cittadini. Quindi grazie mille all'MMT e grazie mille a te per essere stato nostro ospite. Mi unisco anch'io a Massimo nel ringraziare te e la MMT. Voglio anche ricordare ai nostri spettatori che tutte le puntate dei Conti Non Tornano sono visibili in differita anche sui canali YouTube e Rumble di come donkeyshot.org. Inoltre, se avete domande da sottoporre agli esperti della MMT, potete scrivere una mail a mmtitalia@mmtitalia.info. Abbiamo infatti in programma una puntata speciale in cui leggeremo le vostre domande e ascolteremo le risposte degli esperti della MMT. Un saluto a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto.